Bentrovati, la redazione del TG Max vi ripropone in questa edizione speciale gli avvenimenti che hanno caratterizzato l'anno appena trascorso con quattro focus stagionali di 3 mesi ciascuno. Un'edizione speciale, dicevo, condotta da Paola D'Alonso. E da Leda D'Alonso. E allora, il 2011 è stato segnato dalla forte crisi economica che porterà alle dimissioni del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e alla nascita di un governo tecnico guidato dall'economista Mario Monti. La nuova manovra per evitare il default del Paese non piace ad alcuni partiti e ai sindacati che portano in piazza i lavoratori. Tutto il 2011 in realtà è stato segnato da scioperi per difendere il posto di lavoro, il diritto allo studio e alla salute, ma anche le pensioni e l'ambiente. Le elezioni amministrative di maggio portano cambiamenti a Lanciano e Francavilla e conferme a Vasto, con 3 candidati sindaci del centro-sinistra eletti. Telemax ha documentato il giorno del responso delle urne con una lunga diretta TV. La sanità è stato ancora una volta un argomento centrale. Sindaci e cittadini hanno manifestato contro la chiusura dei piccoli ospedali. Il TAR ha bocciato 8 volte il piano di riordino del commissario ad acta Gianni Chiodi, ma alla fine dei conti, per la prima volta nella sua storia, l'Abruzzo riuscirà a portare in equilibrio il sistema sanitario. Ad oggi il futuro di piccoli e medi ospedali resta ancora incerto. La lotta alla criminalità è sempre serrata, droga, prostituzione e usura, reati più ricorrenti, ma si registreranno anche diversi omicidi, quasi tutti con un colpevole già assicurato alle patrie galere. La cronaca giudiziaria seguirà l'avvio di importanti processi, da Sanitopoli alla discarica dei veleni a Bussi, dalla Fira all'inchiesta sulla costruzione dell'inceneritore a Teramo, dal crollo della Casa dello Studente alla Commissione Grandi Rischi. Ma vediamo subito insieme il primo focus dedicato ai mesi di gennaio, febbraio e marzo. Il 2011 si apre con lo spettacolo astronomico dell'eclissi parziale di Sole. Nell'antichità il fenomeno incuteva terrore ed era associato alla fine del mondo o comunque considerato foriero di brutti avvenimenti. In effetti, anche se oggi sappiamo dare una spiegazione scientifica all'eclissi, probabilmente le dicerie sui suoi effetti non erano poi così errate. L'anno che ci lasciamo alle spalle è stato infatti caratterizzato da una forte crisi economica e finanziaria che ha generato scioperi e cambiamenti politici fino alle dimissioni del governo centrale. A fine gennaio, 2000 operai metalmeccanici hanno partecipato a Lanciano alla manifestazione regionale della FIOM, dando vita al primo sciopero dell'anno. Le tute blu chiedevano alla regione un tavolo di trattativa con l'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, per conoscere quale sarà il futuro della Sebel. Ma a scioperare sono stati anche i dipendenti dell'Air One Technic, società che si occupa della manutenzione degli aerei nello scalo abruzzese, ora in cassa integrazione. Cassa integrazione da 2 anni anche per i 194 dipendenti di Abruzzo Engineering, società in-house della regione Abruzzo. Cassa integrazione per 24 mesi e mobilità volontaria invece per i 76 lavoratori della Bianchi Vending di Cepagatti. Acque agitate anche nella marineria pescarese e tra i balneatori. I pescatori bloccano l'asse attrezzato per chiedere chiarezza sul dragaggio del porto, divenuto ormai impraticabile con tutte le conseguenze economiche che si ripercuotono sulle spalle dei piccoli pescatori e sulla stessa economia del porto. I balneatori manifestano contro la direttiva europea Bolkestein e la scelta del governo italiano di non tutelare gli stabilimenti balneari come tipicità italiana, al pari di tassisti, commercianti ambulanti e rifugi d'alta quota. A rischio ci sono 800 imprese in Abruzzo, titolari di concessioni demaniali, che potrebbero essere messe all'asta. La protesta si sposterà nel corso dell'anno anche a Roma e Bruxelles. La cronaca nera ci consegna 2 omicidi, entrambi commessi a marzo. A Chieti, un anziano medico di pensione, Paolo Abruzzese, viene ucciso a coltellate nella sua abitazione dall'ex fidanzato della sua badante romena. A Loreto a Prutino, un pensionato di 76 anni, Vincenzo Cocchini, viene strozzato dal figlio Paolo, 47 anni, affetto da crisi depressive. Alla base del gesto, una discussione sul posizionamento di una sedia in cucina. Nel carcere di Sulmona si registra il primo suicidio del 2011. Un detenuto egiziano di 66 anni, affetto da problemi psichici, si impicca nella sua cella nel reparto internati. È il 12° suicidio che si consuma nel carcere sulmonese negli ultimi 10 anni. Sul fronte della lotta alla criminalità
È sempre la droga il mercato da arginare e debellare. Tra le operazioni più rilevanti dei primi tre mesi dell'anno ricordiamo lo smantellamento dell'organizzazione criminale che operava tra la Campania e l'Abruzzo, guidata da Salvatore Puccinelli, capo clan camorristico del rione Traiano di Napoli. Secondo i carabinieri, Puccinelli, sottoposto dal 2009 al regime di sorveglianza speciale con obbligo di dimora a Montesilvano, insieme alla moglie e al figlio avevano dato vita ad un'associazione per delinquere con tanto di capi e gregari. Alta l'attenzione delle forze dell'ordine anche per quanto riguarda le truffe, un'organizzazione dedita alle bancarotte fraudolente. Nel settore delle lavanderie industriali viene sgominata dagli uomini dell'arma di Pescara che arrestano 12 persone. Le operazioni legali hanno fruttato 8 milioni di euro. 15.000 invece sono le persone vittime di furto d'identità. Con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa telematica e di illecito utilizzo di carte di credito, la Polizia Postale di Pescara arresta 3 persone. Accertato un volume di affari di 100.000 euro con 200 vittime su tutto il territorio nazionale. E vengono scoperte truffe anche nell'ambito della ricostruzione post-sisma. A scoprire un giro di false ristrutturazioni e fatture gonfiate per 450.000 euro e la Guardia di Finanza di Pescara. Ai domiciliari finiscono 7 persone, 4 imprenditori, 2 tecnici e il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Torre dei Passeri. Sul fronte della cronaca giudiziaria, davanti al Tribunale Collegiale di Pescara inizia il processo riguardante l'appalto per la gestione del depuratore di Pescara e il traffico di fanghi tossici. Tra gli imputati Giorgio D'Ambrosio, ex presidente dell'ATO, Bruno Catena, ex presidente dell'ACA e Giovanni Di Vincenzo, legale rappresentante del gruppo imprenditoriale Di Vincenzo. Il maltempo lascia il suo segno anche in Abruzzo. La provincia di Teramo ha chiesto lo stato di calamità naturale dopo l'esondazione di torrenti e il crollo di ponti. Per fronteggiare l'emergenza, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha chiesto l'invio di unità operative da tutta Italia. La sanità è un altro tema caldo che ha accompagnato tutto il 2011. Sotto accusa il piano di riordino del commissario ad acta Gianni Chiodi, che prevede la chiusura dei piccoli ospedali e il taglio di servizi sul territorio, non ancora compensati dalla cosiddetta rete emergenziale che prevede il potenziamento del pronto soccorso e l'attivazione di una rete di elisoccorso. Il primo colpo di scena segna un punto a vantaggio dell'ospedale di Guardia Grele. Il Consiglio di Stato infatti accoglie il ricorso della lista civica Guardia Grele, il bene in comune, contro la chiusura dell'ospedale e concede la sospensiva. Di fatto viene bocciato il piano di riordino. Ma il commissario ad acta va avanti per la strada tracciata, viene ascoltato dalla commissione d'inchiesta sull'efficacia e sull'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale e presenta una relazione sullo stato della sanità abruzzese e sul sistema di potere che la condizionava. Intanto mette sotto esame i manager delle ASL che ogni 18 mesi saranno sottoposti ad una valutazione misurabile e trasparente della loro capacità di cogliere gli obiettivi sanitari fissati dalla giunta regionale. E chi non li rispetta va a casa. Aprile, maggio e giugno ci consegnano diversi fatti di cronaca nera, a cominciare dall'omicidio di Melania Rea che ha interessato anche la cronaca nazionale. In questi mesi il TG Max vi ha dato conto anche di incidenti mortali sul lavoro e di suicidi in carcere che riaccendono la polemica sul sovraffollamento degli istituti penitenziari. Iniziano i processi a carico di importanti indagati, alla sbarra 19 persone, tra le quali gli ex amministratori della Montedison, per l'inchiesta sulla mega discarica di rifiuti pericolosi e abusi sul Tirino. Rinvio a giudizio anche per i membri della Commissione Grandi Rischi per il mancato allarme in occasione del terremoto di L'Aquila. Sotto processo finiscono 27 persone e 36 società per l'inchiesta FIRA sui finanziamenti pubblici illecitamente erogati tra il 2002 e il 2004. In tribunale a Pescara arrivano anche i primi verdetti. L'ex sindaco Luciano D'Alfonso viene condannato per abuso nella vicenda relativa all'assunzione del suo ex braccio destro. A maggio, cittadini alle urne per il rinnovo dei consigli comunali di piccoli centri e di importanti città. Telemax ha seguito il giorno dello spoglio con una lunga diretta TV e collegamenti dalle sedi comunali di Lanciano Vasto e Francavilla, eletti tutti i candidati sindaci del centro-sinistra.
La lotta alla criminalità mette in evidenza le prime importanti infiltrazioni mafiose sull'intero territorio abruzzese, dall'Aquila, dove è attivo il più grande cantiere d'Europa dopo il sisma, a San Salvo, dove viene smantellata una raffineria di droga riconducibile alla mafia calabrese. Sul fronte ambientale resta alta la tensione a Bomba, dove una multinazionale americana vuole realizzare un impianto di estrazione e trattamento del gas metano. Il progetto è osteggiato dal Comitato di Cittadini, l'iter è ancora aperto presso la Commissione VIA della Regione. Vediamo allora il secondo focus sui mesi di aprile, maggio e giugno. A caratterizzare il secondo trimestre del 2011 sono i fatti di cronaca nera, primo fra tutti l'omicidio di Melania Rea. Un fatto che coinvolge persone residenti in territorio ascolano, ma il corpo della giovane mamma di Somma Vesuviana viene ritrovato senza vita il 20 aprile, 2 giorni dopo la sua morte, nel bosco delle Casermette a Ripe di Civitella del Tronto, grazie alla segnalazione anonima di un cittadino alle forze dell'ordine. La 29enne è stata uccisa con 35 coltellate. Gli inquirenti ipotizzano da subito un movente passionale. Il cerchio si stringe attorno al marito, Salvatore Parolisi, che il 21 giugno viene iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Il caporal maggiore dell'esercito in servizio presso il 235esimo reggimento di Ascoli Piceno sarà arrestato a luglio. Il delitto di Melania Rea balza in cronaca nazionale e, come i più noti fatti di sangue dalla Puglia alla Lombardia, i talk show cannibalizzano la tragedia. Ad Ortona, un romeno di 39 anni uccide a coltellate un'anziana vedova di 85 anni, pensionata e allettata nella propria abitazione. L'uomo aiutava i familiari della donna nei campi. A Torricella Sicura, un uomo di 69 anni, Carmine Di Luca, viene ucciso in casa con una decina di coltellate. A dare l'allarme, i vicini che avvertivano un forte odore proveniente dall'abitazione dell'uomo, il cui cadavere è stato infatti trovato in avanzato stato di decomposizione. Per l'omicidio verrà arrestata a Genova una domenicana di 27 anni che, nel tentativo di fuggire dalla caserma di Forte San Giuliano, lanciandosi da una finestra, trascina con sé un carabiniere in un volo di 5 metri. Il militare subirà un'operazione alla schiena per l'esplosione di una vertebra. A Vasto si salva miracolosamente. Dopo essere rimasto 3 giorni in coma, il pescatore Graziano Scutti, contro il quale vengono esplosi 5 colpi di pistola, al culmine di una lite dopo qualche bicchiere di troppo. Con l'accusa di tentato omicidio viene arrestato Alessandro Iarocci, 42 anni, disoccupato. L'uomo sarà condannato a 6 anni di carcere con il rito abbreviato. Scia di sangue purtroppo anche sui luoghi di lavoro. Solo a Lanciano nel mese di aprile si registrano 3 morti bianche. A Pescara un giovane operaio romeno di 21 anni perde la vita a causa dello scoppio di una cisterna di gasolio mentre stava lavorando con un collega all'interno di una villa privata nei pressi dell'ospedale civile. Si riaccende la polemica sul sovraffollamento negli istituti penitenziari. A Teramo, nel carcere di Castrogno, un giovane detenuto pugliese si impicca nella sua cella, nella sezione tossicodipendenti. Il giovane aveva già tentato in passato di suicidarsi e per questo era in regime di alta sorveglianza. Sull'episodio intervengono i sindacati di polizia penitenziaria, evidenziando le drammatiche condizioni di sovraffollamento di Castrogno. A fronte di una capienza tollerabile di 240-270 detenuti, custodisce 420 detenuti. La cronaca giudiziaria vede alla sbarra imputati eccellenti, rinviati a giudizio con le accuse di omicidio colposo plurimo e lesioni, i 7 componenti della commissione Grandi Rischi che si riunì 5 giorni prima del terremoto del 6 aprile 2009 all'Aquila. A giudizio anche 19 persone, tra le quali gli ex amministratori della Montedison, per l'inchiesta sulla mega discarica di rifiuti tossici scoperta nel marzo 2007 a Busi sul Tirino. Tutti prosciolti gli ex vertici di ACA e ATO. Dovranno subire il processo anche 27 persone e 36 società coinvolte nell'ambito dell'inchiesta FIRA sui finanziamenti pubblici illecitamente erogati tra il 2002 e il 2004. L'ex sindaco di Pescara, Luciano D'Alfonso, viene condannato a 4 mesi di reclusione per abuso nella vicenda relativa al concorso per l'assunzione del suo ex braccio destro, Guido Dezio, come dirigente comunale a tempo indeterminato. Il clima sindacale è sempre rovente, i lavoratori tornano a scioperare anche in Abruzzo nell'ambito della manifestazione generale indetta dalla CGIL sui temi del lavoro e del fisco. Doccia fredda invece per il commissario ad acta per la sanità Gianni Chiodi e i suoi collaboratori. Un atto amministrativo non può modificare il piano sanitario adottato con legge regionale. Così sentenzia il TAR di L'Aquila, che accoglie il ricorso di 8 strutture riabilitative abruzzesi contro il programma operativo del commissario Chiodi. Qualche settimana dopo, il TAR dichiarerà illegittimo anche l'atto di chiusura dell'ospedale di Casoli. A questo punto, Chiodi chiede un confronto politico con il governo per chiarire quali sono i suoi poteri.
Sul fronte amministrativo si rinnovano i consigli comunali di importanti città. Dopo 30 anni, una coalizione di centrosinistra e liste civiche guidata da Mario Pupillo sale a Palazzo di Città a Lanciano. Cambio anche a Francavilla con l'elezione del candidato di centrosinistra Antonio Luciani. Si riconferma invece Luciano Lapenna, candidato PD alla guida di Vasto. Telemax ha seguito per voi le elezioni con una lunga diretta TV di 9 ore, con ospiti in studio e collegamenti dalle sedi comunali di Lanciano, Vasto e Francavilla. Dopo 26 anni di attesa, il Consorzio di Bonifica Sud di Vasto inaugura la diga di Chiauci, costata 120 milioni di euro. L'invaso arriverà a contenere in 3 anni 14,2 milioni di metri cubi di acqua. Erogherà acqua per uso civile, agricolo e industriale in Abruzzo, per il Basso Vastese e in Molise, in provincia di Isernia. Sempre alta l'attenzione delle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità organizzata. Tra le operazioni più importanti ricordiamo lo smantellamento a San Salvo di una raffineria di droga riconducibile alla mafia calabrese, la maxi operazione antiprostituzione condotta dalla mobile di Pescara, che ha scoperto un'organizzazione che reclutava giovani donne da avviare alla prostituzione tra Pescara e Bari, la truffa al mercato ittico di Pescara realizzata truccando i fogli d'asta e il software di gestione delle stesse, l'operazione dei carabinieri del NOE contro il traffico illecito di rifiuti ferrosi tra Abruzzo, Marche e Puglia, 13 gli indagati, 7 gli impianti sequestrati. Esemplare condanna ad una coppia di Vasto per detenzione ai fini di spaccio, Carmine Bevilacqua e Lucia Sauchella vengono condannati rispettivamente a 8 e 6 anni di reclusione. Il 14 luglio 2010 erano stati arrestati in un blitz compiuto dai militari dell'arma insieme alla finanza nella villa di Via dei Bontempi, in località Incoronata, alla periferia settentrionale di Vasto. Nella lussuosa abitazione gli investigatori avevano sequestrato 10 kg di droga tra eroina e cocaina. La pagina dell'ambiente ha visto catalizzare l'attenzione sul progetto Forest Oil a bomba, che non convince l'amministrazione comunale né il comitato dei residenti, contraria alla realizzazione dell'impianto di estrazione e trattamento del gas. La valutazione di impatto ambientale è ancora in itinere presso la commissione regionale, che deciderà le sorti dell'impianto. Il TG Max si è occupato approfonditamente dell'argomento, ascoltando ben 11 volte le ragioni del no e solo una quelle del sì. Tuttavia, la nostra redazione è stata accusata di faziosità, con toni offensivi e lesivi della dignità professionale, attraverso ripetute email da componenti e simpatizzanti del comitato. Un comportamento che non trova alcuna giustificazione e che sta ad indicare il clima ostile che si è instaurato nel piccolo centro chietino verso chi vuole esercitare la libertà di stampa sancita dalla nostra Costituzione. L'inizio dell'estate 2011 è segnata da tragici fatti di cronaca, soprattutto suicidi, e da un lutto nel mondo politico. Pochi giorni dopo aver partecipato a Chieti alla festa organizzata in provincia per i suoi 90 anni, muore a Gissi il pluriministro e storico leader della Democrazia Cristiana, Remo Gaspari. Ed è polemica anche politica sulla realizzazione del Parco Nazionale della Costa Teatina. Protestano da una parte gli agricoltori, che non lo vogliono, e dall'altra le associazioni contro le ispezioni petrolifere a mare. Continuano le manifestazioni sindacali contro la manovra di Tremonti in piazza I Disabili, contro i tagli a pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento, e gli operai che manifesteranno a Teramo, città del governatore Chiodi. Ma seguiamo insieme il terzo focus dedicato ai mesi di luglio, agosto e settembre. L'estate, come spesso accade, è segnata da episodi di violenza. Finisce tragicamente la rapina a mano armata nella filiale della Banca Toscana di Francavilla al Mare. All'arrivo dei carabinieri, Nino Mancinelli, invece di arrendersi, si spara un colpo alla tempia con la sua Glock 45. Muore e suicida anche Luigi Del Bello, 81 anni. L'uomo si lancia dalla finestra del centro per anziani, dove si trovava i domiciliari, 3 giorni dopo essere stato condannato a 20 anni di reclusione per la morte della moglie Emilia Tortella, uccisa il 21 luglio del 2010 a Guastameroli mentre era inferma a letto, con una decina di colpi al torace e al cuore. E viene ritrovato privo di vita, impiccato ad un albero, anche il corpo di Ivano Dintino, il giovane 35enne di Casalincontrada, scomparso dopo un incidente con la moto. A Celano, un operaio edile di 42 anni, Dino Stornelli, uccide per gelosia la moglie e poi si toglie la vita. A Pescara, un 41enne, Roberto D'Aloisio, viene accoltellato e ucciso durante una lite davanti al CERT. Per il suo omicidio verrà arrestato Lamberto Renzetti. A Manoppello, un giovane di 27 anni, Valentino Di Nunzio, uccide a coltellate la madre.
In un cortometraggio pubblicato su internet, Di Nunzio si fingeva un killer che sceglieva le sue vittime a caso. A 3 mesi e un giorno dalla morte di Melania Rea, il 19 luglio viene arrestato il caporal maggiore dell'esercito Salvatore Parolisi e lui, per gli inquirenti, l'assassino della moglie. Maxi blitz di polizia e guardia di finanza a Pescara contro il riciclaggio e il rimpiego di denaro che ha portato al sequestro di 4 società di capitali e relativi rami d'azienda che gestiscono alcuni dei più noti bar della città, tutti riconducibili alla famiglia Granatiero. Secondo la procura, il denaro dei Granatiero proviene da un'altra famiglia della provincia di Foggia, la famiglia Romito, i cui componenti sono stati imputati per associazione per delinquere di stampo mafioso. Le acquisizioni, sempre a detta degli inquirenti, non sono giustificate dalle posizioni reddituali dei Granatiero e dai ricavi d'impresa. Ma a poco più di un mese dell'operazione, il Tribunale del Riesame dispone il dissequestro dei beni della famiglia. Lutto nel mondo politico, all'età di 90 anni muore a Gissi il pluriministro e leader della Democrazia Cristiana, Remo Gaspari. I funerali si svolgeranno nella Cattedrale di San Giustino a Chieti, alla presenza di sindaci, del leader dell'UDC Casini, dell'ex ministro Rotondi e del presidente della Corte Costituzionale 40. Nuovo scandalo nella politica, il coordinatore regionale dell'API Marino Roselli, il sindaco di Spoltore Franco Ranghelli e l'ex vicepresidente della società Ambiente S.p.A. Luciano Vernamonte vengono arrestati nell'ambito di un'inchiesta sull'urbanistica, gli accordi di programma e i rifiuti condotta dalla forestale. Buone notizie sul fronte sanitario. Per la prima volta nella storia della regione, nel 2010 si registra il pareggio di bilancio nel sistema sanitario regionale. Non sono mancate però le polemiche da parte dell'opposizione in consiglio regionale, che denuncia pareggio raggiunto sì, ma con i tagli ai servizi. La pagina ambientale registra la protesta degli agricoltori a Fossacesia contro la realizzazione del parco della Costa Teatina. Allo stato attuale, la regione ha inoltrato al Ministero la proposta di perimetrazione dei confini del parco. Nel nuovo anno si saprà se sarà accolta o meno. Forti le resistenze da parte di alcuni comuni. A Vasto, una falla nella condotta fognaria rotta a causa della pioggia fa scattare il divieto di balneazione in un tratto del litorale prossimo alla foce di Fosso Marino. Ma la sanità perde il bimbo all'8º mese di gravidanza dopo essere stata mandata 2 volte a casa. La procura iscrive nel registro degli indagati 4 medici dell'ospedale di Chieti. Disabili in rivolta contro i tagli del governo centrale. Corteo funebre a Pescara per celebrare appunto i funerali di pensioni, di invalidità e di indennità di accompagnamento. Contro la manovra del governo tornano in piazza anche gli operai. In 10.000 si ritrovano a Teramo, città del governatore Chiodi, nell'ambito dello sciopero nazionale indetto il 6 di settembre. Singolare furto al tribunale di Chieti, dove ignoti rubano 40 kg di droga tra eroina, cocaina ed hashish, custoditi in un deposito dalla polizia come corpo di reato. Nuovo colpo alla criminalità organizzata. Con l'accusa di riduzione in schiavitù finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, la polizia di Pescara arresta 6 nigeriani. Per costringere le ragazze a prostituirsi, gli aguzzini ricorrevano anche a riti voodoo. È la politica la protagonista dell'ultimo trimestre del 2011. La crisi economica e finanziaria, assieme all'instabilità dei mercati, rischiano di far precipitare il paese nel baratro del fallimento. Incalzato da Merkel e Sarkozy, il presidente del Consiglio Berlusconi non gode più della fiducia internazionale. Il 12 novembre rassegna le dimissioni, lasciando il posto all'economista Mario Monti, che guiderà un governo tecnico. Inevitabili le ripercussioni della nuova manovra su tutte le regioni. Tra le novità principali introdotte c'è la chiusura delle province. Il clima sindacale si fa rovente, lavoratori di tutte le categorie incrociano le braccia contro le nuove tasse e tagli ai servizi. Le tute blu della CGIL in Sevel raccolgono firme per il referendum abrogativo dell'accordo firmato a Torino tra Fiat e i sindacati CISL e UIL. La ricostruzione nel cratere aquilano procede a rilento, esposta alle infiltrazioni mafiose. Sempre in allerta la direzione distrettuale antimafia, che riesce a intercettare e spezzare i tentacoli di un sodalizio dell'Andrangheta, mettendo agli arresti 4 persone. Nella rete degli inquirenti finisce anche il vescovo ausiliare di L'Aquila, Giovanni D'Ercole, indagato nell'inchiesta sui fondi Giovanardi per il sociale.
Tra le buone notizie della ricostruzione, la riconsegna al culto di 100 chiese ristrutturate e il primo intervento nel suo genere proprio all'Aquila con le più moderne tecniche dell'ingegneria. La procura antimafia aquilana vigila anche sul dragaggio del porto di Pescara, bloccando i lavori proprio all'inizio. Dati contrastanti emergono dalle analisi dei carabinieri e dell'ARTA sulla presenza o meno di pesticidi nei fanghi. Il dissequestro della draga più grande d'Italia giunta dal Veneto arriverà a fine anno dal Tribunale del Riesame. E non mancano gli episodi di cronaca nera con omicidi commessi da mariti gelosi, ma anche brutte storie di pedofilia. Rivediamo tutto nell'ultimo focus dedicato ai mesi di ottobre, novembre e dicembre. È la politica a segnare l'ultimo trimestre dell'anno 2011. La crisi economica mondiale, l'instabilità dei mercati da una parte, la pressione internazionale di Francia e Germania, la mancanza di credibilità del governo italiano dall'altra, rischiano di provocare il default del paese. Dopo le manovre estive e mesi di tentativi andati a vuoto per far uscire l'Italia dalla crisi, Berlusconi rassegna le dimissioni aprendo la strada ad un governo di tecnici guidato dal professor Mario Monti. Il nuovo esecutivo ha l'appoggio trasversale dei partiti, ma il decreto Salva Italia che presenta non piace a molti, soprattutto ai sindacati che tornano in piazza. Si riaccende una stagione di scioperi, dal trasporto al pubblico impiego alla sanità, i lavoratori incrociano le braccia. In Sevel le tute blu della CGIL si riuniscono in assemblea, raccolgono firme per un referendum abrogativo dell'accordo firmato a Torino tra Fiat e Fimecisl e Wilmewil. Non firma la FIOM, l'accordo, dice il segretario nazionale Maurizio Landini in Val di Sangro, viola i diritti dei lavoratori, escludendo dal premio straordinario di 600 euro per il 2012 i soggetti deboli, ovvero i lavoratori assenti per malattia, infortunio o per maternità. A Chieti protestano i lavoratori della Sixty contro il piano industriale che prevede il taglio degli esuberi. Per i 133 lavoratori della ex Burgo invece si aprono le porte della mobilità senza alcuna prospettiva di ricollocazione, nonostante dal 2008, anno di chiusura della cartiera, fosse stato promesso ai lavoratori un nuovo posto di lavoro. I sindacati non escludono azioni legali. Non scendono in piazza come lavoratori e sindacati, ma fanno sentire la loro voce anche presidenti delle province. La manovra di Natale, infatti, prevede la soppressione di questi enti come li conosciamo oggi e la loro trasformazione da enti di rappresentanza di primo livello a enti di coordinamento territoriale. I costi della politica da tagliare, replicano i presidenti abruzzesi, non sono nelle province ma in centinaia di CDA e di enti strumentali che in Italia costano 7 miliardi di euro. I quattro presidenti hanno quindi chiesto alla regione di presentare ricorso alla Corte Costituzionale. All'Aquila procede a rilento e tra infinite polemiche la ricostruzione, sempre alta la guardia di forze dell'ordine e procura distrettuale antimafia. In quello che è il cantiere più grande d'Europa sono stati numerosi tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. L'ultimo è stato stroncato a dicembre con l'operazione Lipas. Arrestati 4 imprenditori, uno aquilano Biasini e 3 legati alla cosca mafiosa Caridi Zincato Borghetto di Reggio Calabria. Al centro dell'operazione appalti milionari per la ricostruzione privata assegnati senza gara, attraverso il pronunciamento delle assemblee condominiali e senza particolari reti di controllo, dal momento che le aziende prescelte non devono neppure presentare il certificato antimafia. Nei fascicoli degli inquirenti c'è anche il vescovo ausiliare di L'Aquila, Giovanni D'Ercole, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui fondi Giovanardi per il sociale. Ma il capoluogo di regione è anche teatro di sperimentazione per nuove tecnologie dell'architettura e dell'ingegneria, all'avanguardia nel recupero degli edifici. Primo intervento nel suo genere all'Aquila, un palazzo di 6 piani è stato sollevato di 60 cm per consentire il posizionamento degli isolatori sismici. Una tecnica, è stato detto, che sarà utilizzata anche per i palazzi storici di Venezia. La direzione distrettuale antimafia di L'Aquila vigila sugli appalti in tutto il territorio regionale. Dopo mesi di vertici in prefetture e al ministero, dopo le proteste vivaci dei pescatori, finalmente arriva a Pescara dal Veneto la draga Gino Cucco, la più grande draga d'Italia. I lavori di dragaggio al porto però vengono bloccati ad un'ora dall'inizio. Secondo la DDA, che a supporto alle analisi dei carabinieri tutela ambiente, i sedimenti portuali sarebbero contaminati da pesticidi, in particolare dal vecchio DDT. L'intervento serve ad evitare un danno all'ecosistema marino e a impedire che venga consumato il reato di traffico illecito di rifiuti, dichiara il procuratore capo Rossini. I fanghi recuperati dai lavori di dragaggio sarebbero stati messi successivamente in un'area di mare prospiciente litorale pescarese. Pronta la replica dell'ARTA, che ripete le proprie analisi e conferma l'assenza di pesticidi. Il Tribunale del Riesame dissequestra la draga il 29 dicembre su richiesta del titolare e consente la ripresa dei lavori a condizione che i fanghi vengano adeguatamente smaltiti.
In cronaca giudiziaria, nell'ambito della Sanitopoli abruzzese, con l'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, Vincenzo Angelini viene rinviato a giudizio per il crack finanziario, stimato in 200 milioni di euro e che aveva portato al fallimento della clinica Villapini a gennaio 2010. La prima udienza del processo è fissata a marzo prossimo. La cronaca nera consegna nuove pagine di reati commessi soprattutto a danno delle donne vittime di omicidi e aggressioni. A Vasto, una giovane 24enne lituana viene accoltellata e uccisa dal suo convivente per motivi di gelosia. Stesso movente per l'omicidio di Maria Rosa Perrone, uccisa dalla adriatica dal marito. 10 fendenti sferrati con un coltello da bistecca davanti al figlio autistico mentre erano in macchina. I due erano separati da un anno e mezzo. Resta sconosciuto invece il movente che ha portato un finanziere ad uccidere prima la moglie e poi a spararsi con la sua pistola d'ordinanza a Vasto Marina. Ma c'è anche chi per fortuna oggi può raccontare la sua disavventura. Carla Di Tommaso, 43enne di Pineto, è sopravvissuta ad un'aggressione mortale. Faceva gli esercizi di stretching prima dell'abituale corsa nella pineta lungomare quando fu accoltellata da Luca Michelucci, operaio 23enne del posto. Uno dei fendenti l'ha raggiunta al torace, a pochi millimetri dal cuore. A mettere in fuga l'aggressore, poi arrestato a Silvi, le grida di una testimone. Secondo gli psichiatri, Michelucci sarebbe affetto da schizofrenia con profili di necrofilia e cannibalismo. A dicembre, nell'antivigilia di Natale, due nuovi episodi di cronaca che riguardano donne. A Francavilla, una prostituta romena 20enne viene strangolata nel suo appartamento dove accoglieva i clienti. Con l'accusa di omicidio e rapina viene arrestato un 18enne di Chieti, Luca D'Alessandro, reo confesso. L'omicidio, dichiarato nel corso dell'interrogatorio, sarebbe stato l'epilogo di una lite fra ragazzi, forse a causa di un bacio negato. La difesa non esclude per D'Alessandro una perizia psichiatrica. Lo stesso giorno a Paglieta, una donna di 58 anni, Amelia Natarella, viene trovata agonizzante in casa, in camera da letto, dal marito Antonio Di Flori. La donna morirà poco dopo nell'ospedale di Lanciano per le gravi ferite. L'autopsia rileva fratture in corrispondenza di occhi, bocca, naso e costole ed ecchimosi sul corpo. Con l'accusa di omicidio volontario viene iscritto nel registro degli indagati proprio il marito della donna. Secondo gli inquirenti, le cause della morte sono incompatibili con una caduta accidentale. L'uomo si dichiara innocente. La cronaca degli ultimi mesi non ha risparmiato neppure i minori. Il TG Max vi ha raccontato due episodi di infanzia rubata che hanno scosso profondamente l'opinione pubblica. In Aria Frentana, una madre faceva prostituire la figlia 12enne per avere denaro da giocare al bingo. Insieme a lei sono stati arrestati anche due clienti, un vecchio di 92 anni, vicino di casa della donna, e un 18enne affetto da disturbi comportamentali e ritardo cognitivo, assistito dai servizi sociali. Con un altro provvedimento della Procura di Lanciano, un 75enne è stato arrestato dai carabinieri per pedofilia. Avrebbe abusato di una bimba di meno di 10 anni con la complicità della madre di lei. La piccola le aveva chiesto aiuto, ma la mamma le aveva risposto «lascialo fare» e allora lo sfogo con le maestre a scuola, che però non hanno denunciato subito il crimine, ritardando di mesi l'intervento delle forze dell'ordine e lasciando la piccola in balia del suo aguzzino. Perché casi simili non vengano a ripetersi, il procuratore capo Menditto ha annunciato un decalogo per gli insegnanti. La madre sciagurata della bambina è indagata per favoreggiamento, la minore ora è protetta e accudita in un luogo sicuro. A pochi giorni da Natale, un incidente stradale mortale sull'affondo Valle Sangro, all'interno della Galleria Santa Croce, in un maxi tamponamento tra tre auto e un camion, perde la vita un 60enne di Roio del Sangro, Rinaldo Cimino. L'uomo era alla guida della sua auto, una Citroen finita addosso al camion. Alcuni giorni dopo morirà all'ospedale di Pescara a causa delle ferite riportate Franca Ciampaglia, 69 anni, di Pizzoferrato, una dei tre feriti dell'incidente. All'alba del 27 dicembre a San Salvo, un operaio di 35 anni, Luigi dell'Arciprete di Monte Odorisio, si ferma sul ciglio della strada per cambiare una gomma forata dell'auto, ma viene travolto e ucciso da un pirata della strada. Travolta e ferita anche la ragazza che lo stava aiutando. Rintracciato dai carabinieri, l'investitore è uno spagnolo di 31 anni, Francisco Amezcua. Dovrà rispondere di omicidio colposo, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Non c'è traccia del marchigiano Roberto Straccia, 24 anni, studente universitario alla D'Annunzio, scomparso a Pescara nel pomeriggio del 14 dicembre. L'ultima immagine che sia di lui è quella ripresa di spalle dalle telecamere di sorveglianza mentre correva sul lungomare, direzione nord. A lanciare l'allarme sono stati i suoi amici. Per le ricerche sono arrivati i sommozzatori dei carabinieri da Napoli e i cani molecolari da Foggia. Segnalazioni arrivano un po' da tutta Italia, ma senza riscontro. L'ipotesi più accreditata al momento è quella dell'allontanamento volontario.
In quest'ultimo trimestre non sono mancate le rapine, con ladri in azione negli istituti bancari, nel capoluogo teatino, bottino da 250.000 euro nella filiale di Madonna delle Piane della Carichieti. Come in un film, tre banditi armati e mascherati hanno fatto irruzione nella banca attraverso un foro aperto in una parete interna del condominio. Di 108.000 euro è invece il bottino della rapina ai danni della filiale della Banca di Puglia a Pescara. Due uomini armati di pistole a volto scoperto hanno atteso dapprima l'arrivo del direttore e poi l'apertura della cassaforte a tempo per impossessarsi di tutto il contante. A preoccupare in area frentana invece la criminalità nostanziale, che negli ultimi anni ha preso di mira le abitazioni con veri e propri raid notturni dal capoluogo a Lanciano alla periferia e ai piccoli centri della Val di Sangro, dove la notte non si dorme più tranquilli. A monitorare i movimenti delle cellule malavitose, la Polizia Stradale, in un'ampia collaborazione interforze con i Carabinieri, è in collegamento tra vari reparti, utilizzando supporti tecnologici per tracciare gli spostamenti. Bande di romeni entrano in casa anche in presenza dei residenti, portando via auto, monili e denaro. Arrivano qui con la complicità di basisti locali dai campi nomadi di Roma e Napoli, percorrendo la A24 e la A25. L'appello della polizia alla cittadinanza è di segnalare casi sospetti di auto di grossa cilindrata, con le quali di giorno le bande fanno i sopralluoghi, per poi colpire di notte e fuggire verso l'autostrada. Per fare fronte all'emergenza sicurezza nel quartiere Fontanelli a Pescara arriva l'esercito. Dopo l'incendio dell'auto e il portone preso a martellate, il presidente dell'associazione insieme per Fontanelli rassegna le dimissioni. Nella resistenza civica al gruppo di pregiudicati Rom che terrorizza il rione, subentra l'associazione Codici che subisce a sua volta un tentativo di intimidazione. Immediata la reazione dei residenti che con associazione e parrocchia sfilano in fiaccolata, dimostrando di non aver paura. Il quartiere Fontanelli è ormai divenuto teatro di spaccio di droghe, attività delinquenziali. L'amministrazione comunale, dopo un vertice in prefettura, decide di far stazionare in zona l'unità mobile della Polizia Municipale 12 ore al giorno ed inizia anche lo sgombero di alloggi popolari occupati abusivamente. E infine parliamo di TV, perché il 2011 è stato l'ultimo anno di trasmissione con il sistema analogico. Entro maggio prossimo è previsto in Abruzzo il passaggio definitivo al digitale terrestre. Un sistema che se da una parte migliora la qualità delle immagini, dall'altra non risparmierà difficoltà alla ricezione nelle case. Tutti armati dunque di decoder o di nuovi apparecchi televisivi, ma in molti casi sarà necessario anche dotarsi di nuove antenne per una ricezione sicura. È sufficiente un piccolo disturbo, infatti, e il segnale TV non sarà ricevuto. Per il 2012 resta l'incognita che pende come una spada di Damocle sulle emittenti locali, il trasferimento a mare dei ripetitori di San Silvestro. Premesso che non siamo delinquenti e che rispettiamo le norme, con il digitale terrestre la potenza del segnale sarà anche più che dimezzata, ma Regione Abruzzo e Comune di Pescara continuano con la crociata di Poseidonia, che ci vorrebbe quantomeno con le parabole e strumentazioni in balia di salsedine e vento e interferenze dalla Croazia. Insomma, se da maggio 2012 non ci vedrete più sulla fascia costiera, sappiate che non sarà causa di nostra imperizia. Arrivederci. Questa edizione speciale del TG Max dedicata agli avvenimenti del 2011 termina qui. Buon anno allora a tutti voi da Paola D'Alonso e da Leda D'Alonso. Grazie a tutti per l'attenzione, arrivederci.